È vuota la curva nord del Menti, la Juventus non ha utilizzato i 1000 biglietti spediti dal Vicenza, ma circa 200-300 supporters bianconeri sono comunque presenti all'esterno del Menti per far sentire la loro vicinanza alla squadra di Deschamps. Grande testimonianza di civiltà durante il minuto di raccoglimento dedicato a Armando Ligursi e Filippo Raciti, perché qualcuno accenna ad un applauso, ma la maggioranza pretende ed ottiene il silenzio, il pieno rispetto di questo momento di intensa commozione. Parte bene la Juventus, Nedved, la risposta di Zanco, Copè, Palladino che gioca titolare con Trezeguet in panchina, poi Del Piero, ma quando segna il capitano della Juventus l'arbitro ha già fischiato su ottima segnalazione del primo assistente, l'arbitro è Tagliavento. Poi lancio di Nedved, Palladino, ottimo controllo e non sbaglia il giocatore che ha giocato alla Salernitana con Gregucci allenatore. Palladino, quarto centro per lui in questo campionato, la Juventus è in vantaggio nelle battute iniziali. Poi Zanetti ancora per Palladino che si muove benissimo, vede la corrente Marchionni, destro e fuori, subisce il Vicenza in casa, la maggior pressione della Juventus, tentativo anche da parte di Del Piero. Poi la Juve si fa sorprendere su punizione, il Ghera, Padoin, tocca Svok, Balzaretti, c'è il salvataggio di Buffon, chiedono il gol ai giocatori del Vicenza ma sembra che la palla non abbia superato la linea, molto reattivo Buffon. Poi su cross di Raimondi la girata da parte di Martinelli, rischia il rigore Rigoni per questa trattenuta nei confronti di Piccolo, nessun rigore a favore della Juventus in questo campionato, inutili le proteste di Deschamps. Nell'intervallo la troupe guidata da Saverio Montingelli coglie i giocatori della Juventus che si divertono giocando a pallone sempre all'esterno dello stadio. Poi un lancio per Palladino, buona l'occasione ma è ottima la chiusura di Martinelli. Inserimento di Nedved che chiude troppo l'angolo del suo sinistro. Lancio di Zanetti, ancora grande mobilità da parte di Palladino, stavolta il recupero importante è di Scardina. Poi sugli sviluppi di un corner calciato da Paro, Zanetti appostato fuori area prova a pescare il jolly, gran destro, cercava davvero l'angolo sotto l'incrocio dei pali. Per il Vicenza il tentativo di Rigoni che non riesce a dare forza al suo colpo di testa. Poi Nedved, Del Piero, strepitoso il controllo e palla in rete, 0-2 per la Juventus, l'esultanza di Del Piero, ottavo gol in questo campionato per lui, undicesimo stagionale, compresi quelli in Coppa Italia, la cosa più difficile era il controllo in corsa, poi per lui un gioco da ragazzi mettere dentro. Paonessa per Svok, le grottaglie per Chiellini, Camoranesi per Marchionni, chance per Foti, era ottima ma non riesce a far centro, palla in nuoco tra le mani di Buffon. E poi Nastos mette giù e scarica in rete il gol della speranza, il secondo gol in questo campionato per Nastos. Ci crede la squadra biancorossa, la Juve soffre, 5 minuti tremendi per la Juventus e arriva allora Paonessa a mettere dentro su assist di Martinelli dopo il cross di Padoina. Il quarto gol in questa stagione per Paonessa, 2 in campionato, 1 con l'Under 21, 1 con l'Under 20. Sorpresa la difesa della Juventus. Viene giocata nel finale da Deschamps anche la carta Trezeguet. Nel quarto e ultimo minuto di recupero il tentativo inutile di Del Piero su punizione, fischia a Tagliavento ed ecco l'esultanza, la soddisfazione di Gregucci per questo grande risultato e Paonessa va a raccogliere l'abbraccio, gli applausi degli ultras del Vicenza. Possiamo staccare con